Patagasi sabo manera pataro. Ma è disperato. Sgracchio. Canzo di morte. Partinaio Galapagos. Nico, se ne è andato. Sì, va bene, è per quello che è triste. Ma ne ha messo anche una croce. Per forza, ha dato una croce. Ma senta, ma lei ci può raccontare qualche retroscena? Sa qualcosa di più di questa? È stata una cosa tristessima. L'abbiamo accompagnato all'aeroporto. Bravi, vi fa onore. Io, nonno, Paglio e Virgus. Chi? Virgus, il muflone di 140 kg, portava le valigie. Ah sì? È un muflone da valigie, certo, lo sapete. Scemi noi a non pensarci. C'è anche quello da funghi, immagino. Esatto, c'è quello da funghi, quello da castagne e quello da valigie. Torniamo all'atmosfera triste di prima. Insomma, siamo andati a accompagnarlo, tutti in fila, siamo arrivati proprio sotto l'aereo. Sì, ma non pianga. Virgus ha mangiato le valigie. Ma come? Per lasciare un buon ricordo. Esatto, poi così lui è salito, salito sull'aereo, abbiamo tirato fuori i fazzoletti, abbiamo pianto. No, non faccia così. Lui ci ha salutato al finestrino e appena l'aereo si è alzato, una festa esagerata!